Il Foggia della prossima stagione per il momento è solo possibile immaginarlo. L'attesa per l'esito dei ricorsi sta diventando una sorta di paravento dietro al quale comunque si starebbe muovendo il direttore sportivo Emanuele Belviso per dare corpo alla squadra che dovrebbe, anzi quasi certamente, disputerà il campionato di Serie C. Questa dovrebbe essere la settimana nella quale verrà annunciato il nuovo allenatore. Mirko Cudini, ex di Campobasso e Fidelisandria, continua ad essere il nome più accreditato, mentre sul fronte mercato si partirà da una base di almeno 18 giocatori tra proprietà e rientro dei prestiti, senza però diversi elementi protagonisti della cavalcata che ha portato sino alla finale playoff persa contro il Lecco. Hanno già salutato Peterman e Di Pasquale, in partenza c'è anche Garattoni, quasi certo l'approdo alla Triestina, mentre Ogier piace alla Juve Stabia. Sempre sotto traccia, il direttore sportivo Belviso starebbe lavorando per riportare Contec, rientrato alla Ternana dopo il prestito, e Ferrante, altro calciatore degli Umbri che nella passata stagione non ha brillato con il Cesena. Sempre in linea teorica sarebbero state fissate le date di partenza per il ritiro precampionato, che non sarà più in Trentino ma in una località dell'Umbria, se non addirittura del Molise. La squadra potrebbe radunarsi tra giovedì e venerdì e questo significherebbe ufficializzare il nuovo tecnico nelle prossime 48 ore per poi svolgere la preparazione sino a qualche giorno prima di Ferragosto. Con il quasi certo rinvio dell'inizio del campionato e anche della Coppa Italia ci sarà spazio anche per le gare amichevoli almeno sino alla fine di agosto, ma anche in questo caso è tutto in via di definizione.